Come fa a essere così buono? Prendiamo quattro pesche e le tagliamo a metà. Wow, che buone sono le pesche bianche, le mie preferite. Sono buone. Ma in realtà questa ricetta viene bene con qualsiasi tipo di pesca, eh? E che cos'è che stiamo facendo? Facciamo un dolce squisito. Ora taglio le pesche a spicchi di questo spessore. Diana, posso prenderne un pezzettino? No, perché sono proprio contate Sono le pesche contate. per questo dolce. Ora prendo una pirofila rettangolare e metto le pesche Le all'interno. tuffiamo proprio dentro. Esatto. Le distribuiamo bene in tutta la pirofila. Anche negli angoli. Allora, la pirofila che abbiamo usato è 25x16 cm e adesso la mettiamo da parte. Quindi prendo una ciotola grande e all'interno metto 200 g di farina di mandorle, poi aggiungo 50 g di eritritolo oppure anche lo zucchero va bene se volete usare quello. Aggiungo anche una spolverata di cannella. Ora diamo una mescolata. Senti già che profumo, mamma mia. Sì, la cannella dà un profumo irresistibile. Non so te, ma io adoro i dolci con le mandorle, Sì. perché sono soffici, sono Sono umidi, delicati, sono delicati. soprattutto delicati, bravo. A questo punto aggiungo due uova, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Poi aggiungo anche 60 g di margarina vegetale, potete anche farla in casa con la nostra ricetta, è facilissima. Ma soprattutto ha solo tre ingredienti ed è sanissima. Ora aggiungo 100 g di latte di soia oppure un'altra bevanda vegetale che volete e diamo una bella mescolata. Wow, che bella consistenza, Diana. Hai visto? Senza farina. Perché in realtà le mandorle, la farina di mandorle non è proprio una farina, perché sono mandorle tritate finemente, però non, le mandorle non sono un cereale, neanche uno pseudocereale, frutta secca, quindi io non la considero proprio farina vera e propria. Bravissimo, Esatto, che tra l'altro potete anche farla in casa tritando appunto le mandorle finemente con un frullatore. visto che sei così bravo ormai e hai memorizzato tutto, la prossima volta fai tu la farina di mandorle in casa. Se vuoi faccio direttamente la torta. Proprio Cioè, così sarebbe il il meglio. massimo Il proprio. massimo. E infine aggiungo 8 g di lievito in polvere per dolci. Lo setaccio perché ha un po' di grumi stavolta. Le sfogliamo. E ora siamo pronti per versare il nostro impasto sulle pesche. Ah, proprio semplice, semplice. Sì. Mi raccomando, ricopriamo tutte le pesche. Quindi andiamo proprio con la spatola a distribuire bene l'impasto. Diana, ti anticipo una domanda che faranno sicuramente. Sentiamo. Con quale altra frutta si può fare? Allora, secondo me si può fare con le ciliegie, visto che è la stagione giusta, le prugne, forse anche le albicocche, dovete però addolcirla un po' di più, quindi fatemi sapere se la proverete in quelle versioni lì e se vi è piaciuta. Ma soprattutto fateci sapere se proverete questa qua. Esatto, Questa è la prima che dovete fare. Poi le poi anche altre. le E ora prendiamo delle mandorle a lamelle. E andiamo a decorare la nostra superficie della torta. Ma potete usare anche altra frutta secca se volete, oppure potete usare delle gocce di perché non cioccolato. le usiamo? Ormai abbiamo messo l'impasto. Prossima volta, dai. Ma dai, puoi metterle sopra. Sopra, dici? Dai. Guarda, queste sono le ultime che ho, Ok, quindi vabbè dai, finiamo quelle almeno. ascolto il tuo consiglio. Voi che ne pensate ragazzi? Anche voi mettete le gocce di cioccolato in qualsiasi ricetta dolce? Se dovessi ascoltare te, guarda, farei qualsiasi cosa al cioccolato, qualsiasi cosa, le piadine al Esatto. cioccolato, il pane al cioccolato, le focacce al Beh, il cioccolato. pane con le gocce di cioccolato ci sta, Beh, sì, pane dolce, eh? sì, Beh, ci sta. buono. Dovremmo provare a farlo. E ora ci siamo finalmente, inforniamo la nostra torta nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 25 minuti. A dopo! La nostra torta è pronta, c'è un profumo in tutta la cucina, mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarla. Prima però mi raccomando, mettetemi
piace adesso al video, condividetelo anche, supportateci, anche perché a breve vi daremo tante tante belle notizie. E se vi piacciono le nostre ricette, vi ricordo che nel nostro libro Zero Glutine Zero Rinunce ne trovate tantissime, 80 ragazzi, ricette salate, dolci, panificati, guardate qui che meraviglia questa focaccia. Wow. Se non avete il nostro libro lo trovate in tutte le librerie, oppure vi lasciamo il link qui sotto nei commenti per acquistarlo online. Sei pronto? Prontissimo. 3, 2, 1. Guarda qui, wow, che meraviglia. Wow. Però adesso bisogna vedere la tagliata. Mamma mia, vedere, quanto è sufficiente. Hai visto che ci stavano bene le gocce di cioccolato sopra, Diana? Devo ammettere che avevi ragione. Bisogna vedere poi il sapore, insomma. Come vuoi che sia, come possa non essere buono. Un qualcosa con cioccolato. Esatto. Giusto? Vediamo, dai. Tagliamone un pezzo, Diana. Wow, no, va bene, ragazzi, cioè guardate qua. Com'è? Io non la vedo dall'altra parte. Com'è? Diana, questa deve essere una bontà incredibile. Mamma mia. Da provare assolutamente subito. Dai. Io metto un goccio di sciroppo d'acero sopra. Giusto perché se lo merita. Se lo merita. Ed eccolo qua, completo. Mamma mia. L'ho letto nei tuoi occhi, Diana. Mm. Com'è? Guardatela qua, ragazzi. No, vabbè, ma questo dolce dovete farlo con le pesche. Con le pesche e basta. Così, quindi. Così com'è. Vabbè. Non cambiate niente.